Ciao ragazzi, bentornati alle mie lezioni. Allora, oggi voglio parlare di velocità e coordinazione, perché spesso vedo, io faccio sempre riferimento ai miei allievi, poverini, ma anche insomma su social, eccetera, eccetera. So, vedo bassisti, musicisti che hanno una velocità che io mi sogno, onestamente, però a mio avviso bisogna saper essere veloci, perché è indubbio che nella musica serve anche quello, cercando di mantenere il più possibile la pulizia. Quello che sento spesso è che una determinata frase, un assolo, qualsiasi cosa, a volte viene ricercata una velocità eccessiva senza curare ogni dettaglio, quindi ogni nota, che ogni nota esca bene, pulita, appunto anche a velocità elevate. Perché ad esempio un esercizio, se non ci lavoriamo passo dopo passo, che è il metodo che uso io da una vita, non verrà mai pulito. Cioè, se mi metto in testa di fare tutto un esercizio così di botto, senza lavorarci, mi verrà, a meno che non sia un fenomeno, e io non lo sono, mi verrà sporco, diciamo, delle note saltate, delle note zoppicate. Ho preparato due esercizietti, secondo me molto molto utili. Allora, il primo vi dico subito che l'ho rubato a musicisti classici, che ho preso ispirazione da loro, e è una specie di raddoppiare il tempo, chiamiamolo così. Allora, ho preso un accordo semplicissimo di re minore, ci ho fatto un pad con un click, un metronomo a 120 bpm, quindi un semplicissimo pad che tiene questo accordo, e un semplice metronomo a 120. Allora, qual è l'esercizio? Prendere una parte di scala di re minore, può essere questo, quindi re, mi, fa, sol, la, e torno indietro, e fare ad esempio due battute in quarti, quindi sarà a una velocità. Poi una battuta in ottavi, o due battute in ottavi. Poi tornare in quarti e nel mentre curare ogni singolo dettaglio. Quindi abbiamo dei salti di corda, poi ho scelto questa posizione, ma si può fare così, 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 così. Anzi, in più posizioni lo fate e più vi allenate in modo diciamo completo, al massimo. Quindi io ho scelto questa e sto attento anche ovviamente alla coordinazione mano destra, mano sinistra. Quindi non si tratta solo di velocità, ma anche soprattutto di coordinazione. Quindi salti di corda, che vado da, in questo caso, dalla corda di mi fino a quella di re, fino a farlo anche in sedicesimi. Quindi da questo ottavi, sedicesimi. La cosa simpatica, secondo me, dell'esercizio, molto utile, è random, o farvi uno schema tipo tot battute così, tot battute in quest'altro modo.
Ora io lo farò random, quindi passerò, cercherò di passare sbagliando il meno possibile, ad esempio da quarti a sedicesimi, poi ottavi, volendo anche in terzine. Terzine vanno aggiunte un paio di note, se no non torna con la batco quattro quarti. Sempre scala di re minore, aggiungo un si bemolle e un do. Mettiamo la base e andiamo a vedere cosa combino. Re minore 120 bpm. Iniziamo con i quarti, semplicissimo, però curando appunto ogni dettaglio, quindi con quale dita parto, l'alternanza delle dita corrette, eccetera, eccetera. Sfogli anche più staccati, ad esempio. Da un esercizio poi, come sempre, inventatene altri milioni. Ora passo agli ottavi. Quarti, ottavi, sedicesimi. Posso farlo anche ad esempio all'ottava sopra, quindi lavorare su altre corde e su un altro range. Quarti. Ottavi. Questa è solo un'idea di partenza da cui poi potete ovviamente prendere spunto e far lavorare la creatività, quindi potete cambiare accordi, cambiare frasi, farle di tutto, insomma, inventate che è la cosa migliore. Secondo esercizio, invece, sempre rivolto alla velocità e alla coordinazione, ma c'è anche cioè vorrei concentrarmi questa volta sul cambio di velocità, quindi su, ora io ho fatto di 10 bpm per volta, niente vieta di aumentare anche di 1 bpm per volta, 5 bpm per volta, eccetera, eccetera. Allora, ho preso, ho fatto un'altra base, potete scaricare sempre al link qui sotto al video, dove ogni quattro battute, ora vi spiego meglio, e il tempo aumenta di 10 bpm, quindi inizio a 100, poi dopo quattro battute va a 110, poi dopo 4 120 fino a 160. La ritmica questa volta è tutto un terzine, quindi avrò parto dal re come prima. Quindi due volte questo, totale quattro battute. Poi vado in mi bemolle, quindi salgo di un semitono e mi aumenta la velocità di 10 bpm, quindi diventa questo. Mi.
eccetera, eccetera, fino ad arrivare a La bemolle a 160, quindi sarà molto veloce. Arrivateci gradualmente, ora io ho fatto questa base con questa variazione di tempo, però ripeto, niente vieta di aumentare più gradualmente. E la cosa poi difficile è da 160 tornare al re a 110, quindi non è solo la difficoltà quando la velocità aumenta, ma anche riprendere subito il tempo giusto, quindi a 60 bpm meno, non è poco. Io per l'ultima cosa che volevo dirvi, poi faccio l'esercizio, vi saluto, è che quando, ne ho già parlato in altri video, ma vi faccio un riassunto breve, quando mi trovo ad affrontare un esercizio, come ho fatto ad esempio prima, io lavoro su, cioè lo scompongo il più possibile. Diciamo che devo fare, cioè, il re minore all'inizio, torniamo al re minore. Questa cosa qui, questo arpeggio. Ok? Re, fa, la, do, mi, sol e tornare indietro. Quindi un re minore undicesima. Quindi un salto di corde, chiamiamolo così, da mi al sol. Quindi non è semplice. Cosa faccio? Parto con due note, trovo con quale dita iniziare, qual è la diteggiatura più comoda, quindi provo. Valuto tutte le possibilità, anche in base poi alla nota successiva che devo fare, quindi so che ho un La dopo, valuto, inizio a farlo al loop finché non mi entra dentro, non mi diventa un meccanismo automatico, diciamo. Poi nel momento, quando mi sento sicuro, ora sto andando veloce per abbreviare, quando mi sento totalmente sicuro e in padronanza di tutto, aumento un'altra nota. Quindi abbiamo detto in questo caso Do dopo La. Rivado piano, lentamente. Decido che questa è la mia diteggiatura preferita, più comoda, quindi vado, mi concentro su questa. Piano aumento, poi metto anche la nota successiva, quindi mi, la nona di re. Vedete, sono già a suonare tutte e quattro le corde, quindi qui sarà probabilmente la parte in cui lavorerò di più. Molto lentamente, poi gradualmente salgo finché non mi viene tutto pulito, anche a velocità elevate. Poi un sol, eccetera, e poi torno indietro. Questo è il mio modo di studiare tutto, tutto quello che è velocità, quindi salti di corda, possono essere esercizi, pezzi di un brano, tutto, assoli, qualsiasi cosa io scompongo il più possibile, quindi anche due note, poi metto la terza, finché non ho assoluta padronanza per i miei limiti, per quello che riesco, e in modo che poi il più possibile riesco a farlo, quel determinato passaggio, in modo quasi automatico. Questo a me personalmente ha aiutato tantissimo nella mia vita musicale. Ora vado a fare esercizio delle terzine, sperando di non fare un casino. E poi ragazzi, vi invito come sempre a lasciare un commentino qui sotto, qualche richiesta, tutto quello che volete. Ci vediamo poi al prossimo video. Thank you.
Thank you.